Allora, questa mattina diversi lavoratori di molte società dell'indotto si sono ritrovati per bloccare l'ingresso e protestare per l'assenza di lavoro. Abbiamo Pasquale Cavaleri, della cooperativa Maria Santissima d'Alemanna che si occupa di trasporti. Signor Cavaleri, ci può spiegare qual è la vostra situazione? La nostra situazione attuale è drammatica perché io lavoro qua da circa 40 anni, da 36 anni per l'esattezza, da 30 anni che lavoriamo, cooperiamo in cooperativa. Cioè da giugno 2011 la società ha detto di mettere questo servizio in gara d'appalto, facendo una gara d'appalto secondo noi anomala perché la commessa è stata talmente sminuita che noi non siamo riusciti a rientrare nelle spese, di conseguenza abbiamo perso il posto di lavoro, tutti e sei dipendenti. Cioè non abbiamo un diritto ad ammortizzatore sociale perché siamo al di sotto dei 15 dipendenti. Di conseguenza dal 1 ottobre 2011 ci troviamo senza stipendio e senza niente. L'azienda che è subentrata non ha voluto sapere motivo di assorbimento, trascurando quella che era la legge Moresa, cioè servendosi di maestranze anche esterne, per noi risulta ufficiosamente non ufficiale. Perciò protestiamo perché vogliamo essere inseriti nel mondo del lavoro, perché abbiamo perso posto di lavoro, dignità e il sostentamento per la famiglia, per portare avanti la nostra famiglia, ognuno di noi ha rispettive famiglie. Perciò io ho 57 anni, quasi 39 di contributi, perciò sono prossimo alla pensione. Cioè non so dove sbattere la testa, però ci sono colleghi miei che hanno chi 30 anni, chi 28, chi 35, perciò hanno ancora una vita davanti. Cioè non sanno dove andare. Cioè, di conseguenza chiediamo noi ufficialmente che di essere inseriti in questo contesto dello stabilimento dove noi abbiamo dato tanto e abbiamo ricevuto poco, quantomeno per sopravvivere. Quindi sostanzialmente, da quello che avete compreso voi, insomma, la società che è entrata, pur avendo l'impegno di assorbirvi, comunque di utilizzarvi, ha preferito utilizzare maestranze esterne. Sì, ufficiosamente ci risulta questo, che la società inizialmente ha detto che aveva nel personale un organico sufficiente a coprire tutti i servizi perché loro hanno un altro contratto esterno che si fanno i noleggiatori del Golfo, perciò inserendo con questo lavoro, con lo stesso personale, riuscivano a compensare tutti e due i servizi. Di conseguenza delle nostre maestranze non hanno avuto bisogno. In ogni caso, voi avete deciso al momento di rimanere davanti ai cancelli. Cioè noi da 3 mesi siamo stati invitati a fare una protesta civile, ma non abbiamo avuto riscontri, ora siamo qua davanti ai cancelli, pensando di non andarcene fino a quando non abbiamo una risposta certa di quello che dobbiamo fare, perché noi quantomeno vogliamo delle certezze. Signor Cavaleri, quindi dopo una vita praticamente all'interno dello stabilimento, sostanzialmente le hanno detto che per lei non c'era più posto. Sì, così in maniera cruda mi sono stato invitato a mettermi da parte, che non servo più all'azienda. Lei al momento ha alternative rispetto a questo lavoro? No, io non ho nessuna alternativa, perché a questa età sicuramente non troverò nessuna alternativa.